Mi chiamo Joseph Giagia Canido, io sono da questo area, io sono nato pure qua a Tombra. Noi abbiamo soprattutto il benvenuto il nostro amici di Sorriso per il Sudan. Noi da tanto che aspettavamo loro venire qua per sviluppare la gente, per aprire una scuola per poter aiutare quelle gente che stanno qua. Noi, come vedete ora, questo posto si chiama Mopoi. Questo posto che i missionari cambogiani che hanno cominciato a costruire tutto quello che vedete fino ora, ma la guerra che è venuta per 20 anni, 23 anni, che ha distrutto tutta questa area. Ora non abbiamo niente di più, bisogna cominciare da zero. E questo come cominciamo da zero, si deve avere tutti insieme per fare una cosa che aiuta la gente del posto. E io sarò sempre con il gruppo di Sorriso per aiutarli, per poter vedere che loro sono sempre contenti a lavorare, a fare quello che vogliono fare in questo posto. E come noi qua nella diocesi di Tombra Yambio, noi diamo il benvenuto a tutti i nostri amici, lo chiamiamo con questi loro capi Luigi e tutti che sono venuti con Alberto, Angelo e tutti che sono qua per questo momento. E noi abbiamo tante cose che aspettavamo da loro, ma di solito cominciano da piano piano, come si dice in italiano, piano piano va lontano. Così bisogna avere le cose tutte piano, così arriveremo al nostro progetto che facciamo ora. Per ora loro che vogliono aprire questa scuola di ministeri per la nostra gente, perché in tutto l'estato qua, in tutte queste area, non abbiamo questa scuola di ministeri, dove che vengono i nostri giovani, i nostri ragazzi per cominciare a imparare a fare qualcosa con le mani, con tante altre cose come lo vedremo. Ora che è arrivato il container, è arrivato tante altre cose, è arrivato pure la gente, il primo gruppo che è Alberto e Angelo, e noi aspettavamo il secondo gruppo che arriveranno sicuramente questi giorni, che saremo insieme e facciamo tante altre cose. Diamo il benvenuto a tutto il gruppo di Sorriso, anche quelli che stanno ancora in Italia, devono venire, venite, poi vedrete che noi faremo tante altre cose insieme con voi. Un giorno questo posto sarà un piccolo Italia, un piccolo Milano, un piccolo Sorriso, dove ognuno fa il Sorriso come il progetto che va avanti. Grazie tanto, vi saluto tutti, ciao ciao, un Sorriso per il Sudan sempre, grazie.